oggi, a tempi dispari, un grande viaggio all'interno di un quadro, di un dipinto, che è anche un'epoca, che è anche una storia, che è anche addirittura un mondo, oserei dire. Un dipinto su cui si possono scrivere 500 pagine di un libro, quindi un dipinto importante, un dipinto che rappresenta molte cose su cui tanto si è dibattuto. Stiamo parlando della flagellazione di Cristo, il suo autore è Piero della Francesca, e il libro che se ne occupa è questo, L'enigma di Piero, di Silvia Ronchey, che è qui con noi oggi a tempi dispari per parlare dell'enigma di Piero della Francesca, di questo quadro, del mondo che c'è intorno, del mondo che rappresenta, del simbolismo che può esservi celato. Ci sono state tante interpretazioni, è un dipinto che è da molto tempo al centro non soltanto della storia dell'arte ma anche della cultura, delle civiltà, del nostro Occidente contrapposto o messo a paragone o messo in connubio con l'Oriente. Insomma, di argomenti ne abbiamo, grazie a Silvia Ronchey che è qui con noi, docente di civiltà bizantina all'Università di Siena, autrice di molti lavori proprio sull'impero bizantino. Lo possiamo paragonare alla potenza americana veramente, dire che quella era la potenza americana del tempo? Sicuramente, perché un grande storico che si chiama Peter Brown ha definito il solido di Giustiniano, cioè la moneta d'oro di Giustiniano, il dollaro del Medioevo, e questo in tempi insospettabili, prima che si parlasse di impero, di crociate nell'attualità. Parleremo anche di questo, ma intanto avviciniamoci alla conoscenza di questo dipinto, La flagellazione di Cristo, di Piero della Francesca. La flagellazione è una tavola di piccole dimensioni che bisogna guardare da vicino. Piero stesso suggerisce una distanza di 70 centimetri. Se l'architettura con le sue geometrie è il simbolo totale del tempo in cui si vive, perché non darle un ruolo di protagonista? L'applicazione rigorosa dei principi scientifici indagati con tanta passione diventa più importante del racconto. Piero cura con minuzia le relazioni tra le figure e le costruzioni architettoniche e raggiunge uno straordinario effetto stereometrico. La disposizione su differenti piani indica a chi guarda che tra i due eventi narrati c'è una misteriosa relazione, ma non un parallelismo. Il palcoscenico prospettico, separando le due scene, dà risalto a quella più importante recitata dai tre uomini in primo piano, i veri personaggi principali. La vita di corte, tessuta di trame e di intrighi, è il contenuto del loro assorto stare insieme. La scena della flagellazione, pur così ricca di particolari, è solo un riferimento. Il significato della composizione, il suo richiamo a simbologie indecifrabili, ci sfuggono. I gesti senza emozione e i dettagli dell'abbigliamento non celano possibili analogie e collegamenti con personaggi storici. Le molte ipotesi e i tentativi di interpretazione, spesso tra loro contrastanti, danno il senso della incertezza e della misteriosità. L'atteggiamento dei personaggi che non si guardano e sembrano non guardare aumenta l'atmosfera di incomunicabilità, una volontaria ambiguità di segni che fa sentire Piero nostro contemporaneo. Alla ricerca di un equilibrio perfetto, Piero ci sorprende con l'originalità delle soluzioni. La profondità creata tanto sapientemente con accurati progetti è poi distrutta ed appiattita con un abile uso del colore e della luce. Tecnica insuperabile che diventa il suo stile di vita.
un'introduzione a questo dipinto, La flagellazione di Cristo di Piero della Francesca, da un programma che si chiama Le geometrie del sentimento di Alessandro Sartori. Ne parliamo con Silvia Ronchey, che ha scritto un libro di 500 pagine su questo dipinto, ma intanto avviciniamoci all'argomento passo dopo passo. Cominciamo a completare questo quadro del quadro, dicendo dove si trova, Piero, qualcosa su Piero della Francesca, la sua importanza, la sua riscoperta e gli accenni più, diciamo, iniziali a queste varie interpretazioni sul quadro. Però intanto, dove si trova il dipinto? Beh, il dipinto si trova a Urbino e questo è uno degli enigmi all'interno dell'enigma, perché poi in realtà le varie interpretazioni contrastanti, conflittuali fra loro, ma sono sempre partite dalla storia locale di Urbino e quindi si è pensato di identificare il personaggio che gli spettatori hanno visto vestito di broccato con Federico da Montefeltro, che tuttavia è stato già dipinto da Piero della Francesca e da altri talmente bene che vediamo perfettamente che non può assolutamente somigliare, anche perché non aveva, gli mancava un pezzo di naso, come diceva Ezra Pound, lo chiamava Feddi dal naso spaccato. Si è pensato di identificare quindi, insomma, questo conciliabolo che si trova nel proscenio del quadro con una vicenda di corte che però non convinceva gli studiosi, che si sono accapigliati. Insomma, quando c'è una grande querelle, come si dice, quando c'è un dissenso così totale di tutti contro tutti, evidentemente c'è qualche cosa di più grosso che sfugge. E al di là della vita locale di Urbino, che è un luogo magico, incantato se non altro per la presenza di questo quadro, ma poi forse io cerco di spiegarlo nel mio libro, c'è un motivo preciso, forse non poteva non trovarsi che lì quel quadro, per un preciso motivo storico che ha a che fare appunto con il padrone di casa Federico da Montefeltro e con il suo palazzo ducale che qui vediamo, al di là delle vicende di corte, il vero enigma di questo quadro è che qualcosa a tutti noi, alla nostra epoca, ossia all'epoca in cui si è cominciato a riconoscere la grandezza di Piero, e questo avviene, si cercava di dare un inquadramento, questo avviene in età napoleonica, è un giovane tedesco arrivato con le campagne napoleoniche, prima a Parigi e poi quindi di lì in Italia, nella comunità di Nazareni, Johann David Passavant, che per la prima volta in una ricognizione alla ricerca di Raffaello e dei quadri anche di suo padre Giovanni Santi, va a Urbino, descrive tutto quello che vede e descrive con somma ammirazione e meraviglia questo dipinto. Dipinto che è di un'epoca molto precedente. Che è di un'epoca molto precedente, ma lo incuriosisce perché Piero era stato compagno di camera di Giovanni Santi, cioè del padre di Raffaello. E ci sono poi varie altre strane circostanze che legano poi il destino di Piero e quello di Raffaello, ma sarebbe complesso raccontarle. Il punto vero è che Johann David Passavant vede ancora, siamo appunto all'inizio dell'Ottocento, il vero titolo del quadro, una scritta latina che suonava così: convenerunt in unum, si sono riuniti a convegno. E questa scritta lui la descrive, dice dove era posta, adesso è scomparsa. Questo è un altro degli enigmi. C'è chi pensa che si trovasse sulla cornice, si vede, si è visto che manca la cornice al quadro, ma in realtà Passavant, che è molto accurato, se fosse stata sulla cornice lo avrebbe detto, anche qui si sono accapigliati gli storici. La cosa che conta è che cosa significava questo. Anzitutto conferma che il vero primario soggetto del quadro non è la flagellazione di Cristo, che si trova infatti nel retroscena, ma è la scena che si svolge in primo piano, nel proscenio. È questo convegno, è questo conciliabolo. Peraltro, convenerunt in unum, si sono riuniti a convegno, è il versetto del Salmo 2 che si cantava proprio nella Settimana Santa, durante la, diciamo, per commemorare la passione di Cristo, quindi aveva a che fare con la flagellazione, ma aveva a che fare anche con, in genere, suggeriva l'idea di un convegno, di un congresso, di una conferenza, di un concilio. Ed è proprio questo il senso del concilio e della conferenza che
a chi guardasse venendo da Marte questo quadro e magari neanche conoscesse la storia della flagellazione di Cristo salta agli occhi. Questi personaggi stanno parlando fra loro e non si sa come mai siano così indifferenti, astratti dalla scena che si svolge alle loro spalle, lontano da loro. Questo è il vero problema, il vero punto, nel senso che i quadri sono spesso enigmatici. Dan Brown ha contribuito a, diciamo, divulgare in qualche modo ciò che da tempo si sapeva, si discuteva, che peraltro non è affatto certo, sul Cenacolo di Leonardo, la Primavera di Botticelli. Sono tutti quadri che hanno un primo livello di interpretazione e poi un secondo livello che è esoterico, enigmatico, misterioso, però a un primo livello sono leggibili, mentre questo quadro suscita sconcerto già a un primo livello. Non è leggibile, non si capisce perché una flagellazione di Cristo si debba svolgere relegata così in un retroscena e nella totale indifferenza dei suoi astanti, ammesso che di astanti si possa parlare. In realtà qui è l'arma assoluta di Piero, la prospettiva, Piero il grande pittore della prospettiva, che consente in qualche modo di leggere quello che probabilmente a uno spettatore del XV secolo era molto più fortemente presente che a noi, perché appunto la prospettiva nasce con Alberti, con Piero. Chi guardava il quadro non era abituato e si sentiva probabilmente attratto in un vortice, richiamato quasi dentro il quadro, cioè l'effetto di straniamento, l'effetto di vertigine che questa profondità, che questo sfondamento prospettico doveva dare allo spettatore del tempo era sicuramente molto più grande. Lo spettatore si trovava come proiettato all'interno del dipinto. E dobbiamo anche tenere conto di un altro fatto, che i quadri sono fatti per essere compresi. Poi magari sono fatti per essere compresi due volte, cioè a un primo livello dal grande, tra virgolette, pubblico e a un secondo livello, diciamo, da degli iniziati. Ma è impensabile che questo quadro sia stato dipinto da Piero per non essere compreso. Io sono convinta, sono partita dall'idea che il vero problema non sia il quadro, ma siamo noi. Perché oggi non lo capiamo? O meglio, perché dall'Ottocento in poi, cioè da quando è stato riscoperto, dopo Passavant viene riscoperto dai grandi amateur, dai grandi conoscitori vittoriani, Robinson, Eastlake, che arrivano in Italia, fanno i loro safari a caccia di quadri che comprano a pochissimo prezzo, riscoprono Piero della Francesca sulla base di Vasari. C'è tutta una, diciamo, riscoperta di Piero che poi culminerà con l'inaugurazione della ferrovia Firenze-Arezzo e con la riscoperta degli affreschi di San Francesco ad Arezzo, ma che parte dalla flagellazione e che è ottocentesca, quindi tardiva, molto tardiva. C'è questo lasso di tempo che va dalla metà del 400, 1459, hanno più o meno detto concordemente su basi stilistiche gli studiosi, potrebbe essere la data più probabile di esecuzione proprio del quadro, una data basata sulla pennellata e sul confronto stilistico con altre opere e con elementi architettonici presenti. E dal 1459 ai primi dell'Ottocento è successo qualcosa che ci impedisce o che ci ha impedito di capire che cosa doveva invece essere presente, comprensibile agli spettatori dell'epoca. Possiamo dire che l'enigma forse è quello. Prima ancora che essere l'enigma del quadro, è l'enigma del perché noi non capiamo il quadro. L'enigma del perché è un enigma, potremmo anche dire. L'enigma siamo noi, in qualche modo, il nostro mondo, forse. Allora, abbiamo fatto una bellissima introduzione, adesso da Luciano Ragona per le notizie italiane di questa giornata, così ci fermiamo un attimo e facciamo un aggiornamento sulle news e poi riprendiamo. Allora, stiamo parlando di questo libro, L'enigma di Piero, di Silvia Ronche, dedicato a un dipinto specifico, che è la flagellazione di Cristo di Piero della Francesca. Il Piero del titolo ovviamente è questo grandissimo pittore italiano. Abbiamo un po' tratteggiato alcuni degli argomenti che adesso approfondiremo, ma intanto andiamo a vedere che cosa già si è detto, ma si è detto moltissimo, qualcosa di quello che si è detto su questo dipinto. Ascoltiamo qualche tesi, cominciamo a entrare in questo dibattito delle tesi contrapposte. Questo ve lo proponiamo da un programma di Luca Verdone e Massimo Cesario che si chiama Enigmi del 96. È nel Palazzo Ducale di Urbino che si trova l'ultimo e il più grande dei misteri di Piero della Francesca.
Voglio discuterne col mio amico antiquario Alberto Di Castro, esperto conoscitore di Piero della Francesca. Ciao Alberto. Oh, cara, come stai? Bene, tu? Bene. È proprio per la mia tesi che sono venuta a trovarti, ricordandomi che sei un appassionato studioso di Piero della Francesca. Sì. Volevo un tuo parere su uno dei quadri più enigmatici, la flagellazione. Immagino che davanti a questo quadro anche tu ti sia fatto le mie stesse domande. Qual è il nesso che unisce la flagellazione di Cristo e i tre personaggi in primo piano, due dei quali contemporanei di Piero? E perché uno di questi è scalzo e indossa una tunica? Io ho trovato di grande interesse la tesi di Carlo Ginzburg, che collega il quadro con gli avvenimenti storici del periodo. La flagellazione di Cristo, dunque, alluderebbe alle sofferenze della Chiesa d'Oriente dovute alla caduta di Costantinopoli in mano ai turchi. Evocate dal personaggio di spalle, no? Sul trono siederebbe l'imperatore bizantino Giovanni VIII, paleologo, paragonato a Pilato per la sua inazione davanti alla minaccia turca. La scena della flagellazione dunque alluderebbe, sarebbe l'argomento, secondo Ginzburg, l'argomento di discussione dei tre personaggi in primo piano. In quella destra, sempre lo studioso riconoscerebbe Giovanni Bacci, probabile committente del quadro, e a sinistra il cardinal Bessarione, uno dei prelati greci giunti in Italia per il concilio del 1439. E nel giovane a piedi nudi, nel suo atteggiamento distaccato e astratto di chi non vede e non può essere visto, l'angelo di buon conto da Montefeltro, figlio naturale di Federico, morto di peste nel 1458, e a soli 17 anni. La commemorazione del giovane sarebbe dovuta proprio a i progetti di crociata contro i turchi tra il cardinal Bessarione e Pio II. Io personalmente ritengo più suggestiva e convincente la tesi di Eugenio Battisti, che è uno storico d'arte che è molto documentato su Piero della Francesca. Secondo il Battisti, chi fa flagellare il Cristo non è il paleologo che si era impegnato nella riunificazione religiosa per rafforzare la difesa di Costantinopoli contro i turchi. Molto più probabilmente si tratta di Maometto II, che si riteneva avesse anche usurpato le insegne regali, cioè il copricapo e i calzari. Battisti porta a conferma di questa tesi alcuni ritratti che sono molto somiglianti a Maometto II dell'epoca, del 400. Comunque lui ritiene che la scena principale è quella a destra. Il personaggio al centro, infatti, deve essere identificato con Oddantonio, primo duca di Urbino, morto in una congiura nel 1444 e rimasto in odio al popolo sino alla fine del 400. Al suo fianco un barbuto ambasciatore bizantino, come si vede dal cappello e dai calzari orientali, e a destra, in omaggio ai rapporti tra le casate di Urbino e Milano, Francesco Sforza o Filippo Maria Visconti, connotato con l'emblema del comando, una sciarpa rossa sulla spalla destra. Il committente del quadro, dunque, sarebbe stato Federico da Montefeltro, desideroso di riabilitare la memoria di Oddantonio, nominato nel 1444 primo duca di Urbino da Papa Eugenio IV. Interessante, ma io continuo a pensare che l'interpretazione più giusta sia quella di Carlo Ginzburg. Osserva, per esempio, guarda il presunto Giovanni Bacci. Non trovi che vi è una perfetta somiglianza con il personaggio ritratto da Piero negli affreschi aretini? Beh, una certa somiglianza c'è. Ebbene, questo personaggio ormai mi sembra accettato. È Giovanni Bacci, il committente dell'intero ciclo aretino, e io continuo a essere d'accordo con Carlo Ginzburg anche della flagellazione di Cristo. Ma chi ti dice che Piero abbia voluto ritrarre proprio il Bacci e non ne abbia preso invece il volto in prestito per raffigurare qualcun altro?
È tipico di Piero utilizzare gli stessi tipi fisici per rappresentare personaggi differenti. Pensa, per esempio, proprio agli affreschi aretini che tu ricordavi. Il viso del Dio sofferente e pensieroso dell'Annunciazione è pressoché identico a quello di Cosroe nella battaglia di Eraclio. Sono pronta a scommettere quello che vuoi. E allora scommettiamo. D'accordo. A decidere sarà il professor Federico Zeri, che è l'unico che può sciogliere questo nostro dubbio. Allora, i due contendenti, l'antiquario e la conduttrice, portano avanti due tesi. Una è quella di Carlo Ginzburg e l'altra è quella di Battisti. Poi Federico Zeri deve decidere di questa scommessa e vedremo fra un attimo che cosa dirà Zeri. Ma intanto Silvia Ronchi ci dice la sua opinione. Dunque, anzitutto devo dire una cosa. Alberto Di Castro è il fratello di un'altra grande antiquaria romana, che è Alessandra Di Castro, la quale invece la pensa come me e in parte quindi come Ginzburg. Quindi sarebbe stato carino far entrare anche lei nella discussione, perché fa proprio vedere come queste vicende appassionino e dividano anche all'interno delle famiglie. Anche all'interno delle famiglie più unite, come appunto i grandi antiquari di Castro. Certo, comunque, entrambi argomentano con delle ragioni che sembrano plausibili. Sì, però intanto qua si vede come può essere un caleidoscopio assoluto se non c'è, diciamo, questa stella polare della storia a orientare, perché si possono fare nomi di cortigiani, di corte, tutto può essere di nobili, di aristocratici, di famiglie, però insomma ci deve essere una spiegazione. Anzitutto una cosa che dice Alberto Di Castro, ma che riprende ovviamente da Battisti, è che sarebbe effigiato sotto le spoglie di Pilato, quindi diciamo del Giovanni VIII, Maometto II. Questo è semplicemente ridicolo. Stiamo parlando del personaggio, ecco, quello all'estrema sinistra del quadro. Sì. Il primo a sinistra. È quello che assiste alla flagellazione. Questo noi sappiamo perfettamente. Intanto io non sono una storica dell'arte, io sono una bizantinista e quindi io parto dalla conoscenza dell'altra metà, the other side of the moon, come dicevano i Pink Floyd, o meglio l'altra metà del cielo, come l'ha definita André Chastel, un grande storico dell'arte, l'altra metà del Mediterraneo, quella che contava, quella che, come tu dicevi, era l'America del Medioevo, quello che nel Medioevo e nel tardissimo Medioevo, alle soglie dell'età moderna, accadeva dall'altra parte del Mediterraneo, era un po' come quello che accade oggi per noi dall'altra parte dell'Atlantico. Quando cade Costantinopoli, e bisogna immaginarsi la caduta delle Torri Gemelle elevata all'ennesima potenza, perché non cadono due palazzi, due cupole, cade, viene 1453, quindi 6 anni prima, se diamo il 58-59, che è la data indicata anche da Battisti e da Alberto Di Castro e da Ginzburg come data di esecuzione del quadro. Però la questione è che, essendo io una bizantinista, io lo so come erano vestiti e barbuti i bizantini. Lui non può che essere Giovanni VIII, primo, il Maometto II non ha mai preso il costume di un imperatore bizantino. Secondo, questa di Piero della Francesca è una sicura, certissima citazione, neanche allusione, della medaglia che Pisanello fece coniare proprio per Giovanni VIII in occasione del Concilio di Firenze nel 1439. La medaglia è un multiplo come le monete, era conosciutissima. Abbiamo anche tutta una serie di disegni preparatori alla medaglia che ci fanno vedere ancora meglio quanto sia stato diciamo fedelmente raffigurato Giovanni VIII. Quindi, cioè, su questa medaglia abbiamo un'immagine che è molto simile a questa. È questa. È lei. E quindi proprio su quella medaglia c'è Giovanni VIII. Non può che essere questo. Non solo, ma non può che essere compreso dagli spettatori dell'epoca, perché la medaglia circolava come appunto può circolare una moneta, che quello era un bizantino. Quindi abbiamo un primo bizantino nel quadro, abbiamo un secondo bizantino nel quadro che è Bessarione, e lì non ci piove, non possiamo stare ad argomentarlo perché sarebbe lungo, ma soprattutto l'ha detto già. Identifichiamolo allora, qual è?
quello lì vestito con quello che Battisti chiama un cappello alla bizantina, ma in realtà è tutto. Allora, l'abito. Nel terzetto degli uomini, sì, in proscenio, è il primo mediatore. A infatti sta proprio a segnare, diciamo, la linea di mediazione fra i due quadranti del quadro. Allora, ripetiamo, chi sarebbe questo signore? Lui è Bessarione. Bessarione chi era? Era il più grande cervello politico e anche filosofico e naturalmente diplomatico della sua epoca. Era un bizantino e qui come bizantino scusi, raffigurato. Scusi, se interrompo. Perché diciamo che è Bessarione? Come lo identifichiamo? Lo identifichiamo intanto dal costume, perché questo è il costume di un delegato al concilio di Firenze di Ferrara Firenze del 1438-39, di cui abbiamo innumerevoli schizzi fatti da Pisanello, fatti da Jacopo Bellini, ripresi da Filarete nelle porte bronze di San Pietro. Insomma, noi sappiamo come erano vestiti i bizantini e sappiamo come erano vestiti al concilio di Ferrara a Firenze. Lui era il protagonista, era il cervello della delegazione bizantina, tant'è vero che è lui a concludere poi quella unione delle chiese che era un atto di realpolitik assoluta, perché diciamo non aveva nulla di teologico, ma era funzionale alla organizzazione di una crociata per salvare Bisanzio dalla offensiva turca. Allora abbiamo intanto Bessarione, lui trentenne, e quindi e il fatto che sia lui Bessarione, l'età che ha lui, appunto circa 30 anni, come viene descritto dagli innumerevoli testimoni che lo incontrano, da Ambrogio Traversari, eccetera, a Ferrara, dove si svolge la prima fase del concilio, parla dei suoi occhi, parla della sua barba, ci dà anche una datazione di questo, perché il fatto che Giovanni VIII sia in trono, il fatto che Bessarione abbia qui 30 anni, ci fa capire che la situazione che viene narrata non è quella storicamente contemporanea alla stesura del quadro, ma è quella di 20 anni anteriore, cioè quella del concilio di Ferrara-Firenze, dell'epoca in cui Giovanni VIII è ancora vivo, perché poi alla caduta di Costantinopoli invece è morto, sarà Costantino XI, il suo fratello minore, a combattere sugli spalti e ad essere ucciso e soppiantato dal sultano, che comunque mai si vestirà come lui. E ci fa capire quindi che Piero nel 59, a 20 anni di distanza, vuole commemorare un evento di 20 anni precedente. Un concilio, convenerunt in unum, si sono riuniti a convegno, a concilio. I tre rappresentano il concilio. I tre sulla destra. Allora, il concilio è senz'altro rappresentato da Bessarione. Sì. È molto probabilmente è datato, dalla presenza in trono di Giovanni VIII, che tuttavia si situa sull'altro quadrante, cioè non a ovest ma a Costantinopoli, perché il retroscena è metafora appunto di Costantinopoli sofferente, flagellata ma non ancora uccisa, non ancora sulla croce, non ancora crocifissa, quindi siamo alla vigilia, non possiamo che essere che alla vigilia della caduta, non può essere posticipato a dopo la caduta, ma soprattutto sulla destra, a chiudere il quadro e a fare da padrone di casa, altri non abbiamo se non il padrone di casa, nonché organizzatore del concilio di Ferrara, che poi si sposta a Firenze, del concilio del 1438-39, cioè Niccolò III d'Este. Niccolò III d'Este è... Non Bacci, quindi. Bacci, io sono partita, come tutti noi, dalla lettura ancora ragazzina del libro di Ginsburg, che a sua volta si rifaceva alle teorie avanzate già negli anni 50 da Clark e poi all'inizio degli anni 70 da una certa Thalia Gumma Peterson, geniale. Però lui ha aggiunto Bacci, perché effettivamente somiglia a Bacci questo personaggio, però bisogna anche tenere presente che c'era una moda all'epoca, se noi andassimo a Montecitorio a fare delle fotografie, delle istantanee di parlamentari, probabilmente si assomiglierebbero tutti, cioè i capelli rasati, erano tutti un po' cicciotti, mangiavano bene, eccetera, però il fatto che sia Niccolò III da un lato è assolutamente chiarito dai raffronti iconografici, in particolare da quegli stessi schizzi di Pisanello ai quali Piero aveva senz'altro attinto nella rappresentazione di Giovanni VIII. Noi abbiamo schizzi di Niccolò III che sono in assoluto, fra tutte le candidature proposte per identificare il signore imbroccato, i più vicini proprio fisionomicamente. Sappiamo che circolava una medaglia di Niccolò III, adesso è perduta, però quindi
il fatto che sia di profilo a medaglia, come si dice tecnicamente, ci fa pensare che Piero lo abbia riprodotto come noi ora vediamo dagli schizzi preparatori alla medaglia, ma come i suoi contemporanei lo vedevano nella medaglia. E quindi anche lì per essere riconoscibile. In più il fatto che sia vestito così sontuosamente, che dia la destra al personaggio soprannaturale, all'ospite più insigne, come vedremo del quadro, questo al personaggio centro, quasi angelico, vestito di porpora a piedi scalzi. Adesso ci arriviamo fra un attimo a dire chi potrebbe essere l'emblema lui. Del comando, di cui parlava anche prima Alberto Di Castro, sulle orme di Battisti. E da proprio l'idea che sia il padrone di casa. Si potrebbero aggiungere infinite cose, tra cui il fatto che Mario Salmi aveva già identificato come ferrarese lo sfondo del quadro, lo sfondo del piano della trattativa, chiamiamolo così, e che il broccato di cui veste Niccolò III ha come raffronto italiano soltanto quello che indossa suo figlio nella Madonna con Bambino di Jacopo Bellini, di cui è committente e donatore. Allora, a destra Niccolò III e al centro chi c'è? Ecco, questo è il vero personaggio chiave del quadro. Allora, però bisognerebbe partire, dunque, questo colore rosso purpureo. Noi, è stato già detto nell'introduzione come ci sia questo equilibrio coloristico straordinario. Ci sono due cose che colpiscono fortissimamente nel quadro. Da un lato il rosso assordante delle babbucce di porpora che all'inizio del quadro, leggendo noi il quadro da sinistra a destra, ha ai suoi piedi Giovanni VIII Paleologo. Cosa sono? Sono l'emblema, le insegne del potere bizantino. In Occidente c'era la corona, c'era lo scettro, a Oriente c'erano le babbucce di porpora, tanto che quando Maometto II, caduto a Costantinopoli, si preoccupa di cercare il cadavere di Costantino XI, cioè del fratello morto allora sul trono di Giovanni VIII, lo vuole cercare il cadavere perché ha bisogno delle babbucce, perché le babbucce sono l'emblema del potere. Le babbucce di porpora rosse, che forse si riescono a vedere inquadrando più da lontano, eccole il quadro, là, sì. Si vedono lì. Le intravediamo lì sulla essendo sinistra. L'emblema del potere, sono contese tra chi? Tra i due personaggi scalzi. Chi è scalzo? Il sultano, che sta per entrare in scena ma non è ancora entrato ed è di spalle. Non è che un sultano di stirpe regale vada normalmente in giro scalzo, anche se è turco. È il secondo personaggio ed sempre è il da secondo sinistra. Personaggio quello con il turbante, ed è scalzo il personaggio che sta al centro della trattativa. Del terzetto, del proscenio. È scalzo perché attende di calzarle. È vestito di porpora, anche lui. Ha un occhio allenato, ha un occhio bizantino. Un personaggio vestito unicamente di porpora non può che far pensare a quello che noi che si è chiamato per un millennio il porfirogenito. Vestito di porpora era l'erede al trono di Bisanzio. Io quindi credo di poter identificare, comunque questa è la mia proposta, modesta proposta, siamo di fronte a un enigma, questo personaggio con colui che nel momento in cui il quadro viene dipinto era stato designato da Pio II e da Bessarione come erede al trono della rinata Bisanzio, che avrebbe dovuto, diciamo, essere costituita al momento in cui fosse stato sottratto ai turchi il potere completo sul Mediterraneo, cioè fosse stata riconquistata la Morea, il Peloponneso, di cui Tommaso Paleologo, ultimo genito, cioè fratello più piccolo e unico sopravvissuto della stirpe imperiale dei Paleologhi, era comunque despota, già giuridicamente. E lui potrebbe essere il personaggio scalzo, il porfirogenito che attende di calzare le insegne del potere. Nulla è lasciato dunque al caso in questo dipinto, ogni particolare è un simbolo, ogni particolare è un messaggio e tutto si tiene, secondo questa sua tesi, anche questa plausibilissima, in un'ottica particolare che è di lettura politica di un evento chiave e che ancora, anzi a maggior ragione noi oggi, vedendolo da più lontano, riteniamo assolutamente chiave nella storia della nostra civiltà occidentale. Ma eravamo rimasti con un interrogativo in sospeso, la disputa fra Alberto Di Castro, la conduttrice del programma, lei che è d'accordo con Ginsburg, Di Castro che è d'accordo con Battisti, e chiedono l'intervento di Federico Zeri come giudice. Allora vediamo la tesi che in quella occasione diede Federico Zeri. Professor Zeri, lei è il giudice della nostra scommessa. Qual è la verità sul quadro di Urbino?
Ma io non ho mai creduto che rappresenti la flagellazione di Cristo, per vari motivi, e credo che l'interpretazione giusta sia quella data da John Popennesi, che rappresenta il sogno di San Girolamo. E non lo dico soltanto per l'evidente somiglianza con la tavoletta di Matteo Di Giovanni nell'Art Institute di Chicago, che rappresenta appunto il sogno di San Girolamo, e dove si vede a sinistra una persona flagellata e a destra tre personaggi, ma anche perché c'è un elemento che non è mai stato spiegato nell'abituale interpretazione come flagellazione di Cristo, e cioè che c'è una doppia sorgente di luce. Se lei guarda bene il quadro, c'è una sorgente di luce che emana dal personaggio flagellato, ma ce n'è un'altra in alto sulle colonne, l'aveva già notato la signora Aronberg Lavin. Quella è la luce di Dio e l'altra è la luce di San Girolamo flagellato, che viene flagellato nel sogno perché si dedicava troppo agli scrittori pagani che sono rappresentati dalle tre figure a destra. A proposito del sogno di San Girolamo, qual è il suo significato? Ma il vero significato è che Dio punisce il santo per dedicarsi troppo alla letteratura pagana, greca, latina, ai grandi classici della cultura pagana, piuttosto che alle sacre scritture, cioè la Bibbia e i Vangeli. Non bisogna dimenticare che Girolamo frequentava l'ambiente della elite romana, della elite ancora provvista della cultura classica. Un suo grande amico era un senatore, Pammachio, Santa Paola, la figlia, la moglie di Pammachio, poi Eustochium, la figlia. Quindi è tutta gente che viveva in una sfera molto colta e che conosceva a menadito la letteratura greca e romana. Quindi il sogno appunto è la punizione inferta a San Girolamo per dare troppo del suo tempo alla letteratura non sacra. Apposta ci sono presenti poi i personaggi, non so, Cicerone uno deve essere, oppure Omero, oppure Ovidio, no? Grandi rappresentanti della letteratura pagana. Questo è il significato del sogno di San Girolamo. E lui viene flagellato, viene punito. Le sue parole ci lasciano sconcertati. Abbiamo perso entrambi la scommessa. Se ne perdono tante di scommesse. Se ne perdono tante di scommesse. Devo dire che effettivamente entra in campo qui qualcosa di abbastanza imprevisto nella discussione che abbiamo svolto fino adesso, no? San Girolamo flagellato al centro di questo dipinto. Federico Zeri, indimenticabile tra l'altro, Federico Zeri, storico dell'arte, insomma non è l'ultimo. Per carità, a lui è il primo, ma infatti è la sublime eccentricità e sublime snobismo di Zeri a portarlo ad avvicinarsi a quell'altro grandissimo snob che era Popennesi, che naturalmente è chiaro, cioè in questo solitario che non torna mai. E a un certo punto si è veramente scatenata una gara chi la diceva più strana, ma è normale. Ripeto, la bussola, io sono una storica, sono una bizantinista, non sono una storica dell'arte. Secondo me non si può interpretare un quadro senza tenere conto di quello che accade nel tempo in cui questo quadro viene dipinto, perché un quadro è fatto per essere visto, è il messaggio primario, è l'immagine, come oggi può essere la televisione. Quindi non c'è nessun motivo di renderlo strano, esoterico, eccetera. Questo, qualsiasi soluzione cervellotica contrasta, confligge con l'intento di un quadro, poi di un quadro così manifestamente, diciamo, eloquente come la flagellazione. Io credo che tenendo conto della storia del tempo, tenendo conto delle date, tenendo conto dei raffronti, non si possa non avere chiarissimo il fatto che nello scacchiere internazionale, nella percezione di qualsiasi personaggio, ma io non dico soltanto l'aristocratico o il cortigiano o l'intellettuale, dico il vinaio, dico il bottegaio, perché abbiamo le cronache, abbiamo, diciamo, proprio anche degli spaccati quando il corteo di Giovanni VIII con Bessarione entra a Firenze, erano tutti sui tetti, alle finestre, tutto il popolo guardava questi bizantini, cioè c'era un interesse grandissimo e soprattutto c'era una preoccupazione e poi dopo uno sconcerto, uno shock collettivo terribile per quello che era accaduto a quella che era appunto l'America del Medioevo, cioè Costantinopoli.
E se noi non teniamo conto di questo, dell'eccezionalità dell'evento, dell'importanza dell'evento, io credo non ci possiamo spiegare un elemento indubitabile, cioè il fatto che all'interno di un quadro come questo, che è, se vogliamo, il più sublime manifesto teorico della pittura, della modernità, dell'arte moderna, del proto-rinascimento, siano tutti orientali dentro, cioè siano dei bizantini o dei turchi, perché i flagellatori sono turchi, il sultano è turco, il personaggio seduto in trono è bizantino, qui c'è un altro bizantino, quello coi piedi scalzi è comunque un probabile bizantino per il fatto di essere vestito di porpora e anche per una serie di elementi, come anche Zeri accennava, un po' soprannaturali, che lo connotano come, diciamo, erede al trono di Bisanzio. Quindi qual è il punto? Il punto è questo: noi viviamo adesso, fra l'altro, in un periodo che in fondo somiglia a quello, all'alba dell'età moderna, perché si fa coincidere l'età moderna con la scoperta dell'America, per esempio, oppure con la riforma di Lutero, però in fondo sono tutti epifenomeni della caduta di Costantinopoli, cioè se non si fosse chiuso l'istmo per l'Oriente con la presa turca di Costantinopoli, non si sarebbe aperta Genova in competizione con Venezia, non avrebbe aperto la via delle colonne d'Ercole, Cristoforo Colombo non avrebbe scoperto l'America, Lutero probabilmente, se ci fosse stata ancora come interlocutrice e rivale la Chiesa ortodossa, non avrebbe fatto lo scisma. Voglio dire, la storia non si fa con i sé, però siamo in un momento cruciale alla nascita dell'età moderna, in cui le cose che succedono sono molto grandi, e alla base di queste cose che succedono c'è un primo, chiamiamolo così, scontro di civiltà. Uno scontro di civiltà che produce una frattura, quella striscia bianca che divide a metà il quadro, una frattura che la diplomazia incarnata da Bessarione potrebbe ancora sanare fra l'Occidente e la possibilità stessa di dialogo con l'Oriente. È come se con la caduta di Costantinopoli, e qui parlo da storica, noi europei, noi civiltà occidentale che nasce dall'impero romano, dal diritto, dalla cultura greco-latina, avessimo perso l'interfaccia con l'Oriente, avessimo perso la capacità di dialogare con l'Oriente, di capire l'Oriente, anche l'Oriente islamico. E questa, diciamo, colpa, o comunque questo lutto che così aleggia in questo quadro, che è un quadro cupo, è un quadro in cui c'è una paralisi dell'agire politico evidente, è come se questa condanna noi ce la portassimo ancora addosso, perché in definitiva quello che è accaduto di primario, se si guarda la storia del globo, se si guarda come Braudel ci ha insegnato a guardare proprio occupandosi di questo periodo storico all'intero bacino del Mediterraneo, a quello che lui chiama il Mediterraneo maggiore, cioè le zone di influenza, di irradiazione che vanno dall'Afghanistan, e se guardiamo quelli che sono oggi i punti caldi del pianeta, le faglie di attrito, appunto i Balcani, il Caucaso, la Mesopotamia, eccetera, ci accorgiamo che sono quelle zone in cui la conciliazione, la convivenza etnica assicurata dall'impero bizantino è venuta a, e poi ovviamente dal suo erede, impero ottomano, è venuto a mancare. Quindi diciamo, anche se il discorso è grande ed è difficile farlo in poche parole, diciamo che l'enigma di Piero è chiaro che sarebbe luciferino e insopportabilmente presuntuoso pensare che si possa risolvere l'enigma di Piero, perché Piero è un grandissimo. Però forse possiamo risolvere il nostro enigma, l'enigma del perché noi non capiamo questo quadro, l'enigma anzitutto di questa grande presenza orientale all'interno del quadro simbolo della nascita del Rinascimento europeo. Sono totalmente affascinato dalle sue parole, starei davvero ore a sentirla. Noi abbiamo comunque 75 minuti in tutto, che non è poco, ma una piccola puntatina la facciamo adesso nella nostra newsroom, così le consento anche di riprendere fiato, e la ringrazio anche della generosità con cui si sta impegnando nel cercare di dipanare per noi questo mistero che lei ha naturalmente risolto secondo la sua tesi. Facciamo questa puntatina nella newsroom con Daniele Macheda con le notizie più importanti a livello internazionale.
Questa è la nostra rubrica. Riprendiamo il discorso che stiamo facendo quest'oggi qui a Tempi Dispari. È un discorso di arte, ma è davvero limitativo di arte, perché qui c'è politica, c'è storia, c'è praticamente tutto il nostro mondo. C'è l'Occidente, l'Oriente, lo scontro, la caduta, quello che è successo con la caduta di Costantinopoli. L'occasione è questo libro di Silvia Ronchey che si chiama L'enigma di Piero e fa proprio riferimento a un dipinto di Piero della Francesca, La flagellazione di Cristo. Questo dipinto, al centro di molte tesi contrapposte, contrastanti e anche di una piacevolissima, a mio avviso, diatriba su questo argomento, perché così si alimenta anche il gusto per l'arte e per conoscere, vede in Silvia Ronchey una, diciamo, delle più recenti tesi coerenti e ben spiegate, perché 500 pagine, insomma, lo spiegano molto bene. Allora, abbiamo detto molte cose, ma adesso io le chiedo in una brevissima sintesi di riassumere. Allora, questo quadro cosa rappresenterebbe? Allora, rappresenta l'Occidente e l'Oriente. L'Occidente dov'è? L'Occidente è in primo piano. È quello a destra. Certamente. Quindi l'Occidente viene rappresentato a Oriente, da un certo punto di vista. L'Occidente viene rappresentato a Oriente, però dobbiamo anche tenere conto dei giochi matematici di Piero e della prospettiva. Bene, le tre persone a destra rappresentano l'Oriente. Rappresentano un convegno che si tiene a Occidente. Questo convegno è il convegno che si apre a Ferrara, che poi è più conosciuto come Concilio di Firenze, perché si conclude a Firenze con l'atto di unione formale, realpolitik, buciarda, come si direbbe, e poi in effetti mai effettuata fra la Chiesa ortodossa e quella cattolica, che viene architettato, di fatto organizzato e pronunciato dal personaggio che troviamo addossato alla colonna centrale e che ha i piedi proprio sulla striscia che suddivide i due quadranti, proprio quasi per far capire che è una figura di mediazione fra l'Occidente e l'Oriente. Infatti è Bessarione. Si colloca proprio sulla linea mediana e che è l'autore dell'Unione delle Chiese. Allora, qui a destra abbiamo rappresentato l'Occidente in questo conciliabolo, il cui fine qual è? Il fine è quello di organizzare il salvataggio di Bisanzio, un salvataggio sotto l'egida del papato che proprio nel 1459, cioè nell'anno in cui tutti per vari motivi indicano, diciamo, databile la pennellata di Piero e il suo stile, che Pio II nel 1459, indicendo un'ulteriore conferenza, convegno, convenerunt in unum a Mantova, voleva organizzare una spedizione internazionale militare per salvare almeno una parte dell'impero bizantino e dunque del Mediterraneo dalla turchizzazione. Aveva in mente una persona precisa, Pio II, e anche Bessarione, che era stato suo cortigiano, come nuovo sovrano di questa nuova Bisanzio che sarebbe stata sotto l'egida occidentale del papato, e quindi l'Unione delle Chiese a quel punto avrebbe avuto un senso, cioè si sarebbe applicata, mentre poi, fallito questo piano, non si applicò. Questo capo era il fratello minore dell'imperatore in trono nel momento in cui invece 20 anni prima era stato patteggiato appunto il risanamento dello scisma Giovanni VIII. Si chiamava Tommaso Paleologo, sappiamo che era biondo, sappiamo che aveva gli occhi azzurri, era nato nella porpora, porfirogenito, e attendeva di calzare l'emblema del potere imperiale. Ed eccolo lì, al centro. Tommaso Paleologo, o meglio il porfirogenito, una visione idealizzata di Tommaso Paleologo che nel 1459 non era comunque ancora arrivato in Occidente, quindi le sue fattezze precise non si conoscevano, si sapeva che era biondo, che aveva gli occhi azzurri, che era molto bello. Infatti anche un po' idealizzato, proprio lo stesso tratto pittorico ci dà questa idea. Allora, qui abbiamo a destra di questo dipinto di Piero della Francesca, che si chiama La flagellazione di Cristo e che adesso è a Urbino, abbiamo questo conciliabolo che ha un immenso valore politico. Qui nel 1459, data in cui viene realizzato questo dipinto da Piero della Francesca, si tenta di recuperare, e forse l'ultimo tentativo in assoluto nella storia, di recuperare Bisanzio che nel 1453, quindi parliamo di 6 anni prima rispetto alla data di esecuzione del quadro, è caduta nella mano dei turchi. Questo sarebbe il significato dunque di quello che vediamo sulla destra, e il protagonista che ne è al centro è colui che dovrebbe governare questa Bisanzio riconquistata. Sulla sinistra c'è
evidentemente nella flagellazione del Cristo rappresentata proprio la caduta di Bisanzio. Sì, prima ancora che la caduta, la martirizzazione di Bisanzio, perché appunto la flagellazione avviene prima della crocifissione, sia la passione di Bisanzio. Il corpo mistico della Chiesa d'Oriente e la città martire simboleggiata da una serie di indizi architettonici, fra cui la statua che si vede sulla colonna e che rappresenta probabilmente Costantino, quindi il fondatore, perché noi non dobbiamo dimenticare che in questo periodo Lorenzo Valla aveva scritto una cosa che si chiamava, insomma, De falsa et mentita, eccetera, eccetera, la nazione Costantini, cioè il potere temporale della Chiesa dei Papi. In questo momento c'era stato lo scisma di Avignone, era contestatissimo, infatti poi dopo ci sarà la riforma protestante, c'era una contestazione immensa del papato d'Occidente, che nasceva proprio dal momento in cui la capitale dell'impero era stata portata a Costantinopoli e Roma era rimasta come sede di Pietro, che poi si era preso però anche il potere secolare in base e temporale anche in base alla presunta donazione di Costantino. Sarebbe stato un colpo di biliardo straordinario per Pio II, che si poneva diciamo come risanatore, rifondatore della Chiesa, riunire le due entità separate tanti secoli prima, nel IV secolo, in un'unica entità di diritto in cui, diciamo, Cesare e Pietro si sarebbero in qualche modo riuniti, riunendo le chiese ma anche riunendo le due entità dell'imperatore e del papa. Quindi noi vediamo Costantinopoli con l'emblema di Costantino e non dimentichiamo che lo stesso profilo di Giovanni VIII Paleologo ricorre ad Arezzo, negli affreschi di Arezzo, proprio come Costantino. Quindi noi vediamo l'imperatore bizantino che siede sul trono di Pilato, proprio perché il trono di Pilato è quello del rappresentante del potere romano, e il potere romano in quel momento è una cosa immensa ed è un titolo vacante per l'Europa. Cioè c'è un titolo vacante che non è quello di un piccolo regno balcanico, che è il titolo di imperatore romano. C'era stato il Sacro Romano Impero, Carlo Magno, qualcuno aveva cercato, però all'epoca ancora tutti sapevano, era assolutamente chiaro, e tutta la storia del Rinascimento lo prova, che diciamo, l'eredità giuridica dei Cesari era rimasta a Costantinopoli. Quindi è naturale che si cercasse di ricucire lo scisma storico, oltre a quello teologico, di rimettere insieme queste cose. In questo senso è sbagliato dire che Giovanni VIII siede sul trono di Pilato perché ha fatto troppo poco, e infatti poi giustamente mi sembra Ginsburg dice no, invece fece moltissimo. Certo, ma perché non si deve pensare al Pilato che si lava le mani, è il Pilato come era visto nell'antichità, come era visto anche nel Rinascimento, è rappresentante giuridico di una cosa importantissima, il diritto romano che si era perpetuato a Bisanzio, il potere e il carisma dell'imperiale romano, che in questo modo si ricongiunge e che è rievocato dalla statua aurea di Costantino sopra la colonna. Il corpo mistico della Chiesa e dei fedeli, perché poi quando succedono queste cose la politica è in uno stato di paralisi, la diplomazia ci prova, ma anche quella è come congelata, no? in questa sorta di nemesi della storia, perché la storia che Piero racconta, secondo me, in questo quadro poi è una storia perdente, è una storia di perdenti, perché il salvataggio di Bisanzio non ci fu, tutto fallì, la crociata partì, ma fallì, ne partì un'altra, fallì anche quella, Pio II morì, Tommaso Paleologo morì, Bessarione morì forse avvelenato, muoiono tutti, e per forza di cose, perché la storia è anche fatta di questo. Noi leggiamo la storia scritta dai vincenti, è normale, però bisogna anche vedere che cosa, ci sono stati tanti piani fantastici, stupendamente organizzati, che sono falliti nella storia, perché come diceva Robespierre, il re della storia è il caso. Quindi dobbiamo pensare che ci possono essere delle storie parallele alla storia dei vincenti che poi diventano indecifrabili perché non ci sono state ricostruite e non ci sono state restituite. La vittima di questo congelamento, di questa paralisi, di questo lutto, la vittima ultima poi chi è? Qui c'è poi anche un misticismo straordinario e uno qualche cosa di davvero inesprimibile, non certamente, diciamo, raccontabile attraverso gli identikit, chi è chi. C'è questo corpo sofferente,
che è la vittima della storia e che certo è la città martire di Costantinopoli e che certo è la cristianità orientale, ma se noi pensiamo ai discorsi del Papa Eugenio IV all'apertura del Concilio di Ferrara a Firenze, quando lamenta le popolazioni inermi, che alla fine in questa guerra di tutti contro tutti, perché c'erano i turchi ma poi ne approfittavano i veneziani, i genovesi per battagliarsi fra loro e poi c'era la pirateria e si sa cosa succede, no? Come succede adesso in Iraq, come succede in Afghanistan, quando ci sono le guerre poi ne succedono di tutte e poi c'è questo corpo inerme che soffre, che viene flagellato. Ecco, questo è Costantinopoli, ma è diciamo una sorta di grande metafora, questa città santa, città martire rappresentata da un corpo nudo. E qui c'è anche qualche cosa che forse neppure oggi capiamo, così come non capiamo l'importanza di Bisanzio, perché è stata eclissata Bisanzio per un imbarazzo vero, diciamo, dei vincenti, tra virgolette, della storia. È una storia rimossa quella di Bisanzio. Quando si dice bizantino oggi si pensa a qualche cosa di astruso, di arzigogolato, si pensa a Giustiniano, a Ravenna, a Teodora, non si pensa a una civiltà politica statale straordinaria durata 11 secoli, paragonabile solo all'impero della Cina, con una burocrazia, con una organizzazione efficientissima in confronto alla quale noi eravamo veramente i barbari e loro erano il centro della civiltà per 11 secoli. E quindi nel momento in cui si pensa a questa Bisanzio, a questa civiltà e alla sua perdita, non si può non pensare anche alla diciamo incredibile censura o autocensura, se vogliamo, o rimozione che abbiamo fatto noi altri. E io non credo che sia una cosa ideologica, c'è chi dice perché il papato era contro la Chiesa ortodossa. Questi sono dettagli. Io credo che non ci sia mistificazione, credo che veramente ci sia una sorta di rimozione, come se l'infanzia dell'età moderna, che appunto nasce proprio adesso, abbia subito un trauma, per cui, come si sa, ha operato una rimozione. Soltanto adesso gli studi bizantini nascono, soltanto adesso, anche quando Ginsburg scriveva, Ginsburg, come avrà capito, è quello che si è avvicinato in assoluto di più, infatti tutti dobbiamo scappellarci davanti a Ginsburg, che è stato massacrato. Zerias gli ha scritto una recensione divertentissima, tra l'altro, 10 in battesimo e 0 in flagellazione, perché appunto secondo lui non ha capito niente, ma Zeri poi è ancora al di sopra di tutto questo nella sua Mattia, però Mattia creativa nella sua grandissima diciamo esperienza ed effervescenza intellettuale, volontà di contrastare luoghi comuni e tutto, però diciamo che in tutto questo l'intuizione di Ginsburg è senz'altro la più vicina, ma Ginsburg stesso e Clark e la Laguma Peterson e tutti gli altri non avevano gli strumenti, perché la bizantinistica è qualche cosa che si è cominciato a studiare adesso. E perché? Forse perché è caduto il muro di Berlino, forse perché queste zone, queste parti del mondo stanno cominciando adesso finalmente a esserci più vicine, entrano nell'Europa, dobbiamo ridefinire il concetto d'Europa. Hanno dato il premio Nobel non a caso a Pamuk, un signore che ha scritto delle cose bellissime su dove? Proprio su Costantinopoli, su una zona che torna a essere il punto fondamentale di incontro-scontro di quelle due civiltà, senza la comprensione reciproca delle quali qui non si va avanti. Forse è il preludio di una rimozione della rimozione, cioè un recupero di questo ricordo, di questa memoria, che sarebbe utilissimo a tutti da un punto di vista psicostorico, chiamiamolo così, con uno strano neologismo che mi è venuto adesso. Le voglio far risparmiare ancora un po' di fiato, perché si sta spendendo veramente tantissimo e riesce a raccontarci la storia di 500-600 anni fa come se fosse cronaca di oggi. Di questo la ringrazio, ci sta appassionando alla lettura, lo ricordo, di un solo quadro. Questo è quello di cui stiamo parlando, un dipinto. Vedete che cosa si può fare. Lei ha scritto 500 pagine e noi ci facciamo una trasmissione di 75 minuti, ma nella cronaca di questi giorni c'è anche il cinema, che è un'altra immagine. La pittura all'epoca era il cinema che abbiamo oggi, in qualche modo, quindi l'immaginario, il simbolismo, eccetera. Oggi si è aperta a Roma questa prima edizione della Festa del Cinema, un evento importantissimo. Lo seguiremo a partire dalla prossima settimana con appuntamenti fissi qui nella nostra trasmissione ogni sera intorno alle 22, quindi da lunedì a venerdì prossimo vi terremo informati proprio in tempi strettissimi. Ma adesso vediamo una scheda di presentazione su questo evento che si è aperto oggi a Roma con Francesco Gatti.
Allora, possiamo dire che Piero della Francesca con la flagellazione di Cristo aveva realizzato il suo film sulla caduta di Bisanzio, o per meglio dire, sull'ultimo tentativo che si stava architettando, tramando e mettendo su per riconquistare all'Occidente la Bisanzio caduta nella mano dei turchi. È un film questo dipinto, come l'abbiamo detto stasera, è esattamente un film. È esattamente un film anche perché ha un meccanismo che in tempi in cui appunto non c'era il cinema, è il primo movimento, ha un effetto di risucchio verso il lettore, come dicevo. Io una volta ho ospitato a Roma un monaco ortodosso che veniva da un monastero greco che non aveva mai visto altro che icone. Gli ha preso un colpo, cioè aveva veramente il mal di mare. Era andato ai Musei Vaticani, l'avevo portato a vedere le stanze di Raffaello. Raffaello torna perché, fra l'altro, sotto la stanza della segnatura ci sono alcuni affreschi di Piero della Francesca, che, tra i quali probabilmente c'era anche un ritratto di Bessarione, e che furono copiati da Giulio Romano. Insomma, Raffaello c'entra sempre, ma insomma, ecco, bisogna pensare che non solo i bizantini, ma anche noi, e questa cosa qua, la prospettiva, non ce l'avevamo, per cui lo spettatore si trova esattamente nella posizione del turco, però, cioè, è di spalle e non è dentro la scena. Il turco è arretrato rispetto alla scena della flagellazione, questo se si guardano tutte le proiezioni che naturalmente i warburghiani, gli storici dell'arte, hanno fatto dall'alto per capire il gioco dei quadrati del pavimento, si vede benissimo. E quindi c'è anche un altro messaggio in questo quadro: chi sta a guardare di spalle e non entra nel quadro, non fa quel passo, non viene coinvolto, è un turco, è un infedele. Chi non si unisce al progetto del Papa, che vuole salvare la Chiesa, oltre che le Chiese, riunirle, che vuole salvare il Mediterraneo, non dimentichiamoci che ai tempi della guerra di Crimea c'è stata una libellistica politica su Pio II, tutti quanti hanno cominciato a dire ah, aveva capito tutto lui, eccetera, ma effettivamente non sarebbe arrivato l'Islam in Bosnia, non ci sarebbero i problemi se questo piano geniale architettato da Bessarione non fosse fallito. E ripeto, è fallito per caso. Quando Piero ha dipinto assolutamente non lo si poteva sapere, tutti lo davano per certo, e quindi la comprensione da parte dei contemporanei io credo che ci fosse. Altrettanto certamente oggi da parte nostra non c'è, perché ignoriamo quei fatti, però conoscere il passato è comunque sempre utile, intanto per capire i quadri e poi forse per capire il presente. Ed è quello che abbiamo cercato di fare questa sera. Credo che ci siamo riusciti, soprattutto grazie a lei, al 99,99%, grazie a lei. Io ho fatto semplicemente da accompagnatore e da stimolo proprio minimo alla sua bravura, alla sua competenza, alla sua erudizione. La storia continua e lei continuerà sicuramente a studiare la storia, e quindi ci rivedremo, spero, qui a tempi dispari. Grazie a Silvia Ronchi, grazie al suo libro che si chiama L'Enigma di Piero, tutto dedicato a un dipinto di Piero della Francesca, La flagellazione di Cristo. C'è tutto un mondo, c'è tutta la storia, c'è un racconto che riguarda ognuno di noi, bisogna saperlo leggere non solo in trasparenza ma proprio con competenza, passione, approfondimento e studi che costano anche fatica, sudore e spesso sacrifici. Grazie a tutti voi, l'appuntamento è per tempi dispari alle 21:15 di lunedì. Adesso vi lascio al telegiornale delle 22:30 di Renews 24. Buonanotte.